stelle che vincono perché sono forti e coraggiosi come te. Non hanno mai paura e con disinvoltura affronta le difficoltà. Sceriffi delle stelle che nessuno fermerà, perché fanno sempre tutto con lealtà. Sono proprio degli eroi, sono come tu li vuoi, con loro sempre vincerai. Sceriffi delle stelle siete tutti noi, arditi e leggendari i nostri eroi. Sceriffi delle stelle, chi lo sa se poi un giorno ci vorrete accanto a voi. Sceriffi delle stelle, sempre con lealtà, voi combattete per la libertà. Sceriffi delle stelle, chi lo sa se poi un giorno ci vorrete lì con voi. Il giorno che smantellarono Rombo fu una brutta giornata per i sceriffi delle stelle. La sua distruzione era richiesta dal trattato di pace con i dimensionali. Ma questi avrebbero mantenuto fede alle loro promesse. Un momento, non avete ancora distrutto tutti i vostri razzi. Cosa? Ma secondo noi non c'è nessuna ragione di distruggerli. E invece ce n'è una estremamente importante. Quei razzi costituiscono il cuore di Rombo. Mi stia a sentire. Gli accordi erano di smontare Rombo ed è quello che stiamo facendo. Non avevamo patuito di distruggere anche i razzi. Mi dispiace, ma questo è un punto su cui non ho intenzione di transigere. Se voi conservate i razzi, non valgono più gli accordi del trattato di pace. Avevamo in programma di utilizzarli per fini pacifici, ma se la cosa è tanto importante per voi, darò subito ordine che vengano distrutti. Eh? Lampo! Ehi, Lampo, forza, dai, che aspetti? Vieni a nuotare, c'è un'acqua fantastica. Sì, lo so, Efri, ma adesso non ne ho proprio voglia. Non mi sembra vero che non potremo mai più volare su Roma. Oh, è stato un brutto colpo per tutti. Ma visto che siamo in vacanza, tanto vale godercela. Sì, hai ragione. Chissà se anche Jesse se n'è andato in vacanza. Lascia perdere Jesse, per favore. E ora andiamo a nuotare e non pensiamoci più, d'accordo? Magari mi riuscisse di non pensarci. Emergenza! Tutti i dimensionali, occupare la base di comando, rimuovere tutti gli esseri umani dalle loro posizioni, usare le armi per sconfiggere. Forza che scroccia dei comandi avanti. Oh! Avevano promesso di non attaccarci. Già. Ma a quanto pare l'hanno fatto per ingannarci. Stanno venendo qui. Stanno sparando a tutti quanti con i razzi stordenti. Signore, i dimensionali ci stanno attaccando. Non è possibile. E ora come possiamo fare senza Rombo e gli sceriffi delle stelle? A tutti gli ufficiali, qui il comando di cavalleria. Emergenza. I dimensionali hanno violato il trattato di pace. Ripeto, il trattato di pace è stato violato. Considerare i dimensionali come nemici. Bene, tutte le forze in stato di allerta. Tutti ai posti di combattimento e mettetevi in contatto con il pianeta Alamo. Sì, signore. Come? Noi abbiamo permesso ai dimensionali di costituire un insediamento sul pianeta. Formato in una base di attacco. Siamo nei guai, signore. Yuma, mi sentite, Yuma?
Hanno interrotto le comunicazioni col pianeta Yuma. Siamo del tutto isolati. Non riesco a mettermi in contatto con la flotta. Comandante Aquila. Sì. Sono venuto appena ho saputo. Siete proprio sicuri che siano i dimensionali? Sicurissimi. Infatti non rispondono ai nostri messaggi. Era un tranello fin dall'inizio. Sapevamo che era un rischio, ma dovevamo provare. Sì, abbiamo tentato di stabilire la pace e invece dobbiamo continuare la guerra. Signori, fin da questo momento potete contare sulle truppe di combattimento del mio regno. La ringrazio, Rejare. Questa sarà la battaglia più dura che abbiamo mai combattuto. Io assumerò personalmente il comando della settima cavalleria. D'accordo. Avvertite tutte le truppe di prepararsi al combattimento. I popoli dell'universo aspirano alla pace, ma i loro capi insistono a farsi la guerra. Perché? Finalmente un po' di movimento, un po' di distruzione, un po' di tradimento. Finalmente abbiamo fatto un buon lavoro, non è vero, ambasciatore Jesse? Sì, è stato molto proficuo, direi. Rombo è stato distrutto. Niente più sceriffi, niente più Rombo. Questo piano ha funzionato davvero alla perfezione. Tutto per merito tuo. Però non abbiamo ancora in mano la vittoria. Rimanesse ora di procedere. Sì, signore. Immagino che sia suo desiderio attaccare il pianeta io. Immagini male. Prima dobbiamo colpire il pianeta Alamo. Questa è un'ottima idea. Li coglieremo di sorpresa. Per l'appunto. April mi rifiutò molto tempo fa perché preferì spada d'argento e soprattutto verità. Ora si renderà conto di aver commesso un grossissimo errore. Yahoo! È la coppia. Ehi, dov'è spada? Lassù. Saetta! Su, bello. Allora, pare che ci abbiano convocati tutti. Trasmettiamo dalla base dimensionale 12. Siamo stati colpiti duramente, comandante. Potrebbero attaccarci ancora da un momento all'altro. I nostri apparecchi radar hanno subito gravi danni. Base dimensionale 12, mi sentite? Rispondete! È finita la tregua? Temo proprio di sì. Il trattato è stato violato. Non vorrei sembrarvi polemico, ma la cosa non mi sorprende affatto, se volete saperlo. Il guaio è che il Rombo non c'è più ormai. Esatto, è stato distrutto pezzo per pezzo. E anche noi verremo distrutti se non troviamo subito un modo per rispondere all'attacco. L'unico modo è avere coraggio e determinazione. April ha ragione. Forza, andiamo. Aspettate. Abbiamo accettato di distruggere Rombo, ma non ho promesso niente per quanto riguarda Rombo 2. E che cos'è Rombo 2, papà? È un prototipo segreto. Top secret. Lo abbiamo realizzato prima del trattato con i dimensionali. Ma loro non ne sapevano nulla. Sì, per questo non è stato oggetto delle loro richieste. Speravo di non doverlo utilizzare mai, ma dal momento che i dimensionali hanno violato il trattato non abbiamo altra scelta. È dotato di una potenza doppia rispetto al Rombo 1. Evviva! Siamo di nuovo in gara allora. Abbiamo collaudato i circuiti con successo. È tutto a posto. Molto bene. Ha una guida complessa? Abbastanza, Lampo. Ma voi siete dei ragazzi in gamba, per cui ve la caverete. Ci può scommettere. Allora che ne dite di partire, eh? Va meglio. Vogliamo partire? Sì. Accensione motori attivata. Estrazione rapida attivata. Dinamica di volo attivata. Navigazione di volo attivata. 3, pronti al decollo. Via. Yeah!
auguro buona fortuna, cari ragazzi. Siete pronti ad attaccare il pianeta? Attenzione, attenzione! Abbiamo localizzato delle unità operative! Attaccare! Abbiamo assistito alla distruzione per mano dei dimensionali. Abbiamo cercato di fare pace con loro, ma ci hanno tradito. Quindi ora non ci resta che difenderci. Ben detto! Dobbiamo fermarli subito! Sì, giusto! Fermiamoli! Se abbandoneranno la nostra dimensione, noi li lasceremo in pace. Ma se insisteranno a volerci conquistare, faremo capire loro che siamo un popolo libero. Lo siamo sempre stati. E che non rinunceremo mai alla nostra libertà. A tutta la flotta, puntare su Alamo per difendere la base. Ricevuto, signore. Difendono il pianeta Alamo, eh? Bene, noi attaccheremo il pianeta Yuma. Eh sì, i vigilanti sono pronti a sferrare l'attacco contro il pianeta Alamo. Cosa? Ma chi... Vigilantes, andiamo! Mi aspetta un riconoscimento per l'attacco che sferrerò al pianeta Alamo. E invece ti stanno già aspettando le camere dimensionali. Richiama subito alla base i tuoi vigilantes, altrimenti corri il rischio di pentirtene molto amaramente. Ma Jesse, non capisco, questo è il momento più adatto per attaccare il pianeta Alamo. No! Ora è il momento di sferrare un attacco a sorpresa sul pianeta Yuma. Quindi fai come ti ho detto, mi hai capito bene? E allora esegui. Sì, signore. Che buffone. Voi probabilmente ne eravate a conoscenza, vero? Scommetto di sì. E vi siete ben guardati dal dirlo, eh? La prossima volta vedete di parlare. Sì. Ecco come conquisterò Yuma. Utilizzando la nuova e micidiale arma Blu Cobalt. Quanto tempo dovrà passare ancora? Tutto il tempo che sarà necessario. Purtroppo non possiamo abbreviarlo, ma una volta terminata, quest'arma sarà la più potente che sia mai esistita al mondo. Come mai ha accettato di costruirla? Semplice, per la paura. Paura di rifiutare i suoi ordini. Sì, sono in molti ad avere paura di me, anche se non lo ammettono. Aumentate il ritmo! Lampo, sto ricevendo un segnale sul dispositivo di navigazione. Puoi trasmetterlo sullo schermo? Subito. È una fonte di energia. Probabilmente arriva dall'asteroide Bighorn. Non credo. Controlla sul monitor e vedrai. Ah, infatti è questo l'asteroide Bighorn. Quindi viene sicuramente da dietro l'asteroide. I dimensionali! Ci puoi scommettere. Quando mi sono intrufolato nella loro base, ho visto le camere dimensionali coi miei occhi. E per farle funzionare c'è bisogno di molta energia. Forse questa è la fonte di energia. Vediamo se la tua teoria è giusta. Ora raccolgo i dati sulla loro base. Ecco il pianeta di dimensionali. Come voleva si dimostrare? La fonte di energia è all'interno del pianeta dei dimensionali. E loro invece dicevano che stavano per esaurirla. L'hanno accumulata per sferrare un attacco in grande stile. Già, deve essere proprio così. Che aspettiamo? Colta ha ragione, attacchiamoli adesso. Sì, giusto, ok.
ragazzi, un'astronave si dirige a tutta velocità verso di noi. Che cosa? È quel puntino sulla destra, riesce a passare fra i sistemi difensivi ed è anche grande. Voglio subito avere un rapporto completo. Bene. Velocità, traiettorie e dimensioni precise. Sì, signore. I sceriffi delle stelle sono stati sciolti. Rombo non esiste più. Cosa potrebbe essere? Jesse, noi siamo pronti. Sì, vediamo. Proiettatelo sullo schermo. Cosa? Non è possibile. Quello è Rombo, ma se ho assistito io alla sua distruzione. Jesse, vogliamo ritirarci? Puoi scherzare. Adesso sarà una vittoria ancora più dolce. Preparate subito la flotta d'attacco Blu Cobalt. Ci siamo quasi, ragazzi. Qual è il programma di avvicinamento? Già, in che modo li affronteremo? Nel modo più diretto possibile, quindi tenetevi saldi. Ricevuto! Eccoli! Flotta Blu Cobalt! Distruggete! Che abbiamo compagnia. Da, una cattiva compagnia. Beh, hanno trovato pane per i loro denti. Bene, ragazzi, il rodaggio è finito. Mettiamo alla prova il nuovo Rombo. Sicuro. Sicuro. Distrazione rapida. Tele scanner. Dinamiche di volo. Pronti al fuoco. Ora. Volontà! Diamogli addosso, Lampo! Se lo dici tu! Da questo momento, Rombo 2 prenderà il controllo di navigazione! Ricevuto, Evan! Controllo di navigazione attivato! Attacco Rombo, fase 1! Unità modulari, operative! Potenza al massimo, pronti a colpire. Pronto con le armi, Rombo. Aprite il fuoco. L'arma Blu Cobalt è pronta, finalmente. Benissimo. Ora puntatela sulla luna di Alamo. E fate in fretta. Sì, signore. Disattivare tutti i sistemi. Convogliare tutta l'energia nell'arma Blu Cobalt. Prepararsi a distruggere la luna di Alamo. Livelli di potenza pronti. Velocità, flusso particelle, traiettoria pronta. Sulla luna non ci sono persone, solo così. Tutto pronto, Jesse Blu. Bene, procediamo allora. Fuoco! Hanno distrutto la luna di Alamo.
E una luna è andata. Se non vi arrenderete, il prossimo che sparirà senza lasciare traccia sarà il pianeta Alamo. Pensateci molto bene, ma non troppo a lungo, miei cari. Jessie è riuscita a intrappolarci. Vi concedo solo 24 ore per arrendervi. Che sia finalmente la fine di Spada d'Argento e degli Sceriffi delle Stelle. Sceriffi delle Stelle che vincono perché sono forti e coraggiosi come te. Non hanno mai paura e con disinvoltura affronta le difficoltà. Sceriffi delle stelle che nessuno fermerà, perché fanno sempre tutto con lealtà. Sono proprio degli eroi, sono come tu li vuoi, con loro sempre vincerai.